Salve amici de Spar, sono Igor Peresson, custode dei sapori del nostro territorio del Friuli Venezia Giulia. Oggi cucineremo insieme. Oggi cucineremo non una, due ricette. L'altra volta, se vi ricordate, avevamo fatto gli involtini di vitello ripieni con gli spinaci e un semolino gratinato. Con gli avanzi oggi prepareremo un goulash alla senape e con gli avanzi degli spinaci e del semolino faremo una crema di spinaci con un nedel di semolino. Cominciamo con il nostro goulash di vitello. Mettiamo dell'olio tegame e aggiungiamo la cipolla tritata. Adesso piano piano andiamo a fare un bel soffritto. Quando la cipolla ha già un bel colore e si è ammorbidita, aggiungiamo i pezzettoni di carne di vitello. Possiamo salare un po', di pepe nero e lasciamo che la carne prenda un po' di colore. Appena la carne ha preso un po' di colore, andiamo con un cucchiaino di semi di senape. Alzate un po' il fuoco. La senape non serve che si cuota, è solo per dare degli aromi. Aggiungiamo le nostre carote e sedano a dadini, degli odori. Andiamo a sfumare con del vino bianco, friulano ovviamente. Il nostro goulash sta cuocendo, lo mettiamo da parte su un altro fuoco e proseguiamo con la nostra crema di spinaci. Ci serve un pentolino con dell'acqua salata, due patate pelate, le quali le grattugiamo nell'acqua. Abbiamo grattugiato le nostre due patate nell'acqua e lasciamo piano piano che si cuociano finché non si sciolgono. Per il nostro nedel o gnocchetto useremo gli avanzi del semolino gratinato e del mascarpone, un po' di sale, un po' di pepe sempre, e andiamo a frullare il tutto. Quando abbiamo un bel impasto omogeneo lo togliamo dal frullatore e lo mettiamo in una ciotolina. Prendiamo due cucchiai bagnati. Andiamo a preparare la nostra quenelle. E la mettiamo nel piattino. Adesso il tutto lo mettiamo in forno a 70-80 gradi, così si scalda la nostra quenelle e anche la nostra ciotolina. Le nostre patate sono cotte, vedete che anche gli amidi sono già rilasciati. Aggiungiamo i nostri spinaci già sbollentati che ci sono rimasti. Qui mi raccomando, non serve una lunga cottura perché gli spinaci sono già cotti, basta che si scaldi il tutto molto bene. Aggiustate di sale e pepe e lasciate bollire per 2-3 minuti. Adesso nella nostra zuppa aggiungiamo due bei cubettoni di burro, un po' di panna da cucina e poi andiamo a frullare bene. Adesso che la nostra zuppa è pronta, prendiamo la nostra quenelle calda, prepariamo la zuppa. Andiamo a guarnire la nostra quenelle. Io userò della cipolla fritta, un po' di erbe aromatiche e quando gli ospiti sono al tavolo serviremo la nostra zuppa. Finiamo con un filo d'olio d'oliva e la nostra zuppa con la quenelle è pronta. Il nostro goulash sta cuocendo molto bene, la carne è già quasi tenera. La addenseremo un po' con un po' di maizena ed acqua, così il nostro goulash sarà anche senza glutine. Lasciamo cuocere ancora un po'. Verso la fine di cottura aggiungiamo mezzo cucchiaino di paprika affumicata e mescoliamo bene. Adesso che il nostro goulash è pronto andiamo ad impiattare. Ci servirà una bella ciotolina. Il nostro goulash è pronto, una buona crosta di pane e siamo a posto. Cari amici, con questo le ricette sono finite per quest'anno. Volevo solo augurarvi un buon anno, delle buone feste da parte mia e del mio collega Mattias.